Io non mi sono occupato personalmente, perché la direzione distrettuale antimafia non si è occupata di questa vicenda, che peraltro è comunque allarmantissima e preoccupante. Direi che le parole del collega Angelilli sono state perfette, le sottoscrivo tutte. È preoccupante vedere soprattutto lo scadimento morale e la facilità con cui ci si avvicina al fenomeno del sesso a pagamento, addirittura minorile, pensando che tutto sommato non ci sia niente di male. Ecco, questa è un po' la cifra del nostro tempo, la frase magica che più o meno tutti pronunciano: ma che c'è di male? Ma che male c'è? Ecco, questo fa capire che c'è tantissimo da lavorare sul piano educativo, formativo, e in questo le agenzie educative devono cominciare a lavorare da prestissimo sui ragazzi.